Eccoci, si comincia. Palla a Lugano. Prova il filtrante. Pericolo, può tirare. E c'è il gol. Che inizio, grande partenza. Hanno avuto una partenza bruciante. Ora però devono restare concentrati. La partita è ancora molto lunga. Un gol bellissimo che dimostra la capacità di circolazione del pallone. Quando hai giocatori di questa qualità, il calcio diventa puro spettacolo. Uno straordinario inizio di gara. Un avvio strepitoso, ma la partita è ancora lunga. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Grande movimento dello spazio. Non riusciti ad allontanare il pericolo. Respinge il pallone sul fondo. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Prova da fuori. Palla fuori dallo specchio della porta. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Aggancia il passaggio. Palla Granero. Abbiamo visto passaggi migliori di questo. C'è Park Ji-sung. Cerca la profondità. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Concesso il calcio di rigore, vediamo, viene ammonito, poteva starci in rosso, non ha voluto esagerare l'arbitro, visto il rigore, c'è una responsabilità, non sbaglia, dal dischetto, freddissimo, parità, nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Ha spiazzato il portiere, ottimo rigore. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Può andare. Hanno tenuto una buona rimessa nella metà campo avversaria. Di Brizzi sei. Thiago Motta. Cerca spazio. Thiago Motta. Lavezzi. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Calcio di punizione, nessun dubbio per l'arbitro. Pallone dentro, sale di testa, portiere arriva sul pallone. Il difensore gli si è incollato addosso impedendogli di calciare liberamente. Colpisce male, occhio alla ripartenza. Passaggio intercettato. Riceve e si prepara ad avanzare. Palla all'Avezzi, cerca la profondità. Era in fuorigioco, bravi qui i difensori. Samora. Buona opportunità laterale. Thiago Motta, palla Matuidi. Passaggio fuori misura, pallone perso. Granero. Prova l'iniziativa personale. Deve buttare dentro un cross. Spazza il pallone. Matuidi. Maxwell,
Ottimo il fraseggio. Attenzione, buona in gioco. Pericolo, può tirare. Buon intervento a liberare. Che spreco. C'è Mbia. C'è la possibilità di ripartire. C'è Park Ji-sung. Buona serie di passaggi. C'è Ibrahimovic. Granero. C'è Mbia. Mancano le opzioni. C'è il tiro. Ecco, si avvicina alla porta. Rimessa laterale da posizione interessante. C'è spazio in contropiede. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. C'è Park Ji-sung. Pallannini. Samora. 5 minuti soltanto al termine della prima frazione. Palla Granero. Samora. Palla Granero. Si libera, può concludere. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. Errore grave. C'è spazio, occhio. Attenzione, prova il tiro. Hanno trovato il gol. Sono di nuovo in vantaggio. Si è trovato nella posizione ideale per colpire. Il portiere non poteva proprio farci nulla. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione. Il vantaggio è sicuramente una buona notizia per la squadra, ma il loro gioco mi è sembrato finora un po' troppo scontato. 2-1, un bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. Sicuramente la ripresa non deluderà. Lancia il pallone in avanti. Colpisce pieno il pallone. Hanno rischiato grosso dopo aver perso il pallone. Sono stati molto fortunati che non sia finita in rete, ma come si fa a regalare il pallone in quel modo? Può andare. Un buon pallone. Da lì può provare. Prova Granero. Respinge il pallone sul fondo. Traoré. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Buona serie di passaggi. Passaggio intercettato. Da lontano. L'idea era anche buona. La precisione assolutamente. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Passaggio che non va a buon fine. Samora. Passaggio che non va a buon fine. Palla alla Dezzi. Crossare, niente da fare, intercettato.
Matuidi. ...15 minuti sul cronometro della ripresa. Lugano. Thiago Motta. Cerca spazio. Cembia. Prova a passare la difesa col pallone profondo. È libero, occasione. Ha sparato a... Thiago Motta. Provano il contrattacco. Uccelli. Prova il filtrante. Brutto intervento. Occhio al tiro. Aspettato davvero troppo a lungo. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. La battuta in mezzo. Ha provato, non bene. C'è Pastore. Ci sono due compagni da servire. Cerca la profondità. Cerca il tiro. E viene con sicurezza alla Thiago Motta. Alza la testa e guarda verso il centro. Ottimo il fraseggio. Ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Per mantenere il vantaggio devono continuare ad aiutarsi a vicenda. Alla Thiago Motta. Granero. Posizione interessante. Il pallone è respinto dal portiere. Nulla da fare, un altro pallone buttato. Certo, oggi non stanno giocando la squadra civica. Anzi. Cross verso il centro dell'area. Gran bel cross, ci è mancato poco. Cerca la profondità. Derry. C'è campo per andare. È un tackle terribile. Merita la punizione. Arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino, che infatti arriva. Cartellino giallo. Pallone dentro. Prova a segnare. Oltre la linea. C'è il gol. E c'è il gol del Paris Saint-Germain. Un gol pesante. È stato bravissimo. Visto lo spazio e l'ha sfruttato. La disposizione iniziale della difesa che non era perfetta, poi hanno provato a rimediare ma senza successo. Si riparte di nuovo in parità. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Grande occasione. Però non riescono a trovare la soluzione giusta sotto porta. Fotocopia dell'occasione precedente. Certo, in queste situazioni devono migliorare. Ho sbagliato il passaggio. Park Ji-sung. Saccio intercettato. Fallo. Thiago Motta.
c'è campo per andare. Bravo, infortunato, ma ce la fa a recuperare la posizione in campo. Sceglie il retropassaggio. Palla Granero. Passaggio che non va a buon fine. Recupero della difesa. Era oltre l'ultimo difensore. C'è offside. Palla verso il centro. Ecco dunque il triplice fischio dell'arbitro. Finisce dunque in parità, a prescindere dal risultato, è stata una sfida davvero spettacolare e molto equilibrata. Speravano in qualcosa in più, ma per ciò che si è visto in campo direi che possono accontentarsi.